Buongiorno amici e amiche di Nova News 24. Cosa sta succedendo al Grande Fratello? Le anticipazioni, cosa potrebbe succedere stasera? Intanto parliamo subito di Alessio Falzone. Si era parlato di una squalifica per aver rivelato cose del mondo esterno. Ovviamente il concorrente molto probabilmente non verrà squalificato, ma bensì ammonito da Alfonso Signorini, forse solo verbalmente, forse anche con una nomination d'ufficio. Intanto cosa sta succedendo a Per Lavatiero? Dicono che non sta bene, si sente male, vomita spesso, almeno questa la considerazione che ha fatto Rosi, ma intanto proprio le parole di Rosi ovviamente non trovano un grande riscontro, perché non è entrato nessuno staff medico al Grande Fratello, almeno quello che non abbiamo visto in diretta. Probabilmente nel confessionale però Perla sarà stata visitata e sicuramente ci sarà stato qualche intervento da parte dello staff del Grande Fratello. Intanto cosa succede stasera? Stasera puntata numero 42 con concorrenti nominati, vi abbiamo letto i sondaggi. Intanto dopo la dichiarazione di Rosi sta sicuramente scorrendo in casa ovviamente la situazione tra Perla e Mirko, che ovviamente sarebbe ormai andata a naufragare in maniera significativa, anche perché durante la diretta dell'altra sera proprio Mirko era molto arrabbiato nei confronti di Perla. Ma questa sera di nuovo un confronto diretto proprio Perla-Mirko, soprattutto l'intervento anche di Alessio. Perla ha inizialmente replicato: tu non hai tatto, se tu parli di Mirko a me sei tu che non hai tatto, non vedi che io non sto bene? Dopo una puntata del genere è la mia situazione delicata, forse tu te la sei presa perché ti ho nominato, però non parlare di valori con me non ti devi permettere. Per fortuna ovviamente abbiamo valori diversi, queste le parole verso ovviamente Alessio. Ma attenzione, come Rosi, anche Beatrice è intervenuta in difesa dell'ex di Mirko e dicendo proprio che non sta bene, adesso deve riposarsi. Addirittura anche detto questo da Beatrice avrebbe un peso abbastanza specifico, perché Beatrice è una concorrente che, diciamo, non cerca girare intorno all'argomento, ma va direttamente al sodo. Intanto cosa succederà stasera? Inoltre ci sono tantissime sorprese dal punto di vista genitoriale e parentale dei Geffini. Entrerà sicuramente qualche loro affetto, ma non è solo questo quello che stasera metterà sul piatto Alfonso Signorini dopo il ritiro ovviamente di Maddaloni, che è chiaro, ha annunciato ufficialmente il ritiro. Sembra che ovviamente Alfonso Signorini cerchi di tenere i suoi Geffini ormai al massimo nella casa. Sicuramente questa sera si andrà di nuovo alle nomination e ci sarà probabilmente un nuovo finalista, in modo da poterli aggrappare a quella poltrona che sicuramente da qui a un mese potrebbe scemare, come è successo per Maddaloni dopo il suo lutto. Amici di Nova News 24, diteci cosa ne pensate voi, chi volete voi salvare ovviamente tra Simona, Massimiliano, Anita, Greta, Letizia, Federico e Grecia. Se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.